Ma intanto vediamo subito una scheda che ci racconta chi era Madre Teresa di Calcutta e qual è stato anche il miracolo che le ha permesso di essere tra poco proclamata santa proprio da Papa Francesco. Questa scheda è di Carmela Radatti e di Lucio Cocchia. Madre Teresa di Calcutta sarà santa. Papa Francesco, nel giorno del suo compleanno, ha approvato il secondo miracolo attribuito a Madre Teresa. La guarigione straordinaria è avvenuta il 9 dicembre del 2008 e riguarda un ingegnere brasiliano, oggi 42enne, ridotto in fin di vita da una patologia mortale al cervello e guarito all'istante e in modo scientificamente inspiegabile, mentre la moglie implorava l'intercessione della religiosa. Si chiude così l'iter del processo per l'Apostola degli Ultimi, che sarà canonizzata il prossimo 4 settembre, nell'anno santo della Misericordia. Nata il 26 agosto 1910 a Skopje, visse la maggior parte della sua esistenza in India, prendendosi cura dei più poveri tra i poveri, in risposta alla chiamata di Gesù: «Vieni, sii la mia luce». Nel 1952, dopo aver visto una donna morire per strada nell'abbandono e nell'indifferenza, aprì la prima casa per i moribondi a Calcutta. Sono stati respinti per tutta la vita. Noi vogliamo fargli sentire che almeno alla fine qualcuno li ama e si interessa a loro. Vogliamo dare ciò che più di ogni altra cosa è mancato loro: l'amore di Cristo. Come qualcuno ha detto, hanno vissuto come bestie, ma ora muoiono come angeli. Amava definirsi una piccola matita nelle mani di Dio. Fondò la Congregazione delle Missionarie della Carità e più tardi dei Fratelli Missionari della Carità. Nel 1979 ricevette il premio Nobel per la pace. Sono grata e molto felice di accettare questo premio nel nome di chi ha fame, di chi è nudo, di chi non ha casa, degli storpi, dei ciechi, dei lebbrosi, di tutti coloro che si sentono indesiderati, non amati, abbandonati, emarginati dalla società. La sua morte nel settembre del 1997 suscitò grande commozione nel mondo intero. L'India le riservò solenni funerali di Stato che videro un'enorme partecipazione popolare e la presenza delle maggiori autorità del mondo. Madre Teresa è sepolta a Calcutta. Sulla sua semplice tomba bianca è stato inciso un verso del Vangelo di Giovanni: «Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi». Beh, delle immagini che arrivano dritte al cuore, Eminenza. È un modello di santità che però, diciamoci la verità, non è facile da imitare. Madre Teresa è sempre stata vicino agli ultimi, agli storpi, ai lebbrosi, senza mai prendersi nessuna malattia poi. Infatti tutti si meravigliavano di questo. La madre ha vissuto anche in un ambiente non umido, umidissimo, come l'ambiente di Calcutta, eppure è andata avanti. Era un prodigio nel vero senso della parola, un prodigio. Lei...